Ancora emergenza incendi perché non si arrestano i roghi che stanno devastando diverse zone nel sud del nostro paese. Sono ancora numerosi appunto gli incendi attivi, soprattutto in Calabria e in Sicilia. Le immagini che vedete in questo momento mostrano la situazione odierna sull'Aspromonte, dove le fiamme hanno mandato in fumo vaste zone di foresta, arrivando a minacciare anche abitazioni e aziende agricole. Si registrano 3 vittime, una in Sicilia e 2 in Calabria nelle ultime ore. Per le zone colpite è stato attivato il sistema di protezione europeo e dalla Francia sono arrivati 3 Canadair per affrontare questa emergenza. Sulla situazione nella zona proprio dell'Aspromonte e soprattutto sulle possibili cause scatenanti di questi incendi abbiamo intervistato il prefetto di Reggio Calabria. Sentiamo. Penso che gli incendi non si fanno da soli, insomma, lo sanno tutti. O ci sta, può essere o il dolo o è una comunque criminale disattenzione da parte di qualcuno, che resta sempre criminale anche se non c'è dolo. Sono cose risapute. Il punto è che è difficilissimo cogliere sul fatto questi delinquenti, questi mascalzoni, e proprio per il tipo di situazioni, proprio per il tipo di terreno dove si ingenerano questi incendi, è altrettanto difficile l'intervento, proprio perché le risorse non sono illimitate e tutte le risorse sono fortemente impegnate in altre aree sia di questa provincia ma soprattutto sul territorio nazionale.